Buona giornata e buona festa dell'Immacolata, amici carissimi di Radio Manfredonia Centro. Nuovo appuntamento con Verbum Domini, il pane della parola. Oggi è proprio l'8 dicembre, per tradizione ormai notissima, è la festa dedicata alla Vergine Maria. Buongiorno, Don Buongiorno e buona Angelo. festa a tutti. Allora, il Vangelo che oggi la Chiesa ci propone, questo tratto da Luca, il capitolo 1, versetti 26-38. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Il Vangelo che accompagna la solennità dell'Immacolata Concezione, che è la festa che si trova quasi al centro di questo cammino di avvento. Non è un caso che noi celebriamo la solennità, una delle solennità, di Maria proprio nel cammino dell'avvento. Maria è la donna modello di ogni avvento. E quando noi pensiamo come dobbiamo vivere, ci chiediamo come dobbiamo vivere il nostro personale cammino di avvento, pensiamo a Maria. La Chiesa ci offre questo modello. E Maria, in modo particolare, è presa nella sua concezione immacolata, che sembra un termine difficilissimo da comprendere, eppure è facile. Fin dalla nascita, Maria, la sua nascita, Maria è senza peccato, Maria è tutta per Dio. E per noi diventa un modello Maria perché anche la nostra vita deve piano piano conformarsi a quel Dio che chiede ospitalità nel nostro cuore. E vedete, il Vangelo dell'Annunciazione fondamentalmente è questo: quest'angelo che irrompe nella vita di Maria e chiede a nome di Dio ospitalità. Maria accoglie Dio nel suo grembo. È un po' il cammino che dobbiamo fare noi uomini. È chiaro che nella vita accogliere Dio non risolve tutti i nostri problemi, perché quello è il nostro obiettivo. Perché devo accogliere Dio? Che senso ha accogliere Dio? Potrebbe risolvere alcuni problemi? Sono queste un po' fondamentalmente le domande. Ma la risposta la troviamo in una frase quasi finale che l'angelo dà a Maria, quando dice: Ed ecco Elisabetta, tua parente, che era sterile, ma Dio le ha permesso di avere un figlio. Vedete, Dio non risolve i nostri problemi. Accogliere Dio vuol dire perdere la nostra sterilità. Senza Dio nella nostra vita possiamo fare anche le cose più belle. Ma senza quell'amore che Dio ci insegna, le nostre azioni rimarranno sempre sterili. Dio invece, irrompendo nella nostra vita e noi accogliendolo, rendiamo tutto ciò che noi facciamo, possiamo fare nella nostra vita, donatrice di vita. Mentre facciamo qualcosa, doniamo la vita. Ma senza quest'amore, tutto resta sterile. Dura un attimo, ma poi finisce.
Ecco, allora davvero sull'esempio di Maria anche noi dobbiamo imparare a fidarci di questa parola, se vogliamo davvero rendere la nostra vita genitrice, portatrice di altra vita nel cuore dei nostri fratelli. Ti chiedo, voglio dire, con i sé e con i ma non si costruisce la storia, però voglio essere un po' così l'avvocato del diavolo, diciamo così. Se Maria non avesse detto sì, perché noi siamo esseri liberi rispetto all'amore di Dio, no? Se Dio non avesse, se Maria non avesse detto sì a tutto questo, come sarebbe andata a finire? Vedete, non è tanto la fede di Maria che le ha fatto dire di sì, ma la perseveranza di Dio. Cioè, Dio quando vuole costruire un progetto nella nostra vita, insiste. Potrebbe anche fallire fondamentalmente, perché potremmo sempre dirgli di no. Però ciò che rende Dio fonte di amore è proprio la sua pazienza. Quindi io a questa domanda, se Maria avesse risposto di no, trovo la sua risposta, invece il suo aver detto sì, alla sua profonda umiltà di riconoscere la pazienza di Dio, di essersi fidato proprio di lei. Però avrebbe insistito Dio, sicuramente, così come insiste nella nostra vita. Va bene, allora grazie Don Angelo. Amici carissimi, ricordatevi l'appuntamento e a domenica prossima, sempre con Verbum Domini, il pane della parola. Buona festa a tutti.